penne sta subendo da anni e anni e anni, ci troviamo non a caso davanti all'ospedale, sta subendo tagli su tagli, non solo per l'ospedale, per le strade, per la scuola, per le scuole. Non abbiamo avuto reinvestimenti per quanto riguarda l'alternativa occupazionale tra Labrioni e l'ospedale, tant'è in crisi Labrioni, tagli all'ospedale. Abbiamo ricevuto che i giovani stanno scappando da Penne. Cioè riaprire i reparti, quantomeno quelli essenziali, iniziando da rianimazione, mettere nuove ambulanze, mettere nuovo personale, che non è possibile che chi va in pensione non viene sostituito. Cioè abbiamo medici e infermieri che devono scappare perché non trovano lavoro, magari, e vanno a Milano, vanno a Bologna a lavorare, e qui mancano medici e infermieri. Viviamo in un paradosso assurdo. E noi iniziamo a rafforzare i reparti che già ci sono, vogliamo riaprire altri reparti, nuovi posti letto per quanto riguarda l'ospedale. Pensi che questa avvertenza possa sfociare in qualcosa di più grave? Questo è il terzo taglio che Labrioni subisce in pochi anni. Noi proponiamo, mettiamo insieme i 21 parlamentari eletti in Abruzzo, che non devono venire qui solo per eleggere. O per dire tu fai il sindaco Carapizzi, il D'Alfonso di turno o il pagano di turno, tu Gilberto fai il sindaco, ma prendi la responsabilità, far diventare una vertenza nazionale a Brioni e dire mettiamo a disposizione dei soldi, ti accompagniamo fino all'età pensionabile e tu, cara Brioni, non lice o licenzi il meno possibile. Questo è come proposta d'urgenza, chiaramente. Come proposta di integrazione, di quello che dicevamo prima, cioè la costruzione di incubatori di imprese, nuovi imprenditori, eccetera, 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 che acuiscono il colpo, se no l'alternativa è che i giovani scappano. Il vice sindaco sta con Angela Pizzi, cioè Ferrante, e il sindaco sta con Gilberto Petrucci, cioè mezza giunta sta con Angela Pizzi e l'altra mezza sta con Gilberto Petrucci. L'unico cambiamento siamo noi.